Alla manifestazione organizzata per domani a Bari dal candidato di Forza Italia Francesco Schittulli non parteciperanno i fittiani, quindi occasione sfumata per allentare il braccio di ferro tra i fedelissimi di Berlusconi e i ribelli guidati da Raffaele Fitto. La conferma arriva dal consigliere regionale Luigi Mazzei, fittiano è finito nelle liste di proscrizione del commissario regionale del partito Luigi Vitali. Per coerenza non posso partecipare a quella organizzata da Vitali, perché se lui ritiene che noi amici di Fitto non siamo candidabili perché amici di Fitto, se questa è una pecca, beh, allora vado avanti per una strada coerente e quindi supportiamo Schittulli insieme a Raffaele Fitto il 15, dimostrando con i numeri che Forza Italia in questo territorio siamo noi. Le epurazioni possono comportare il rischio di rimanere quasi soli, ma evidentemente Berlusconi non tiene moltissimo agli esponenti forzisti del Salento. Beh, ci stiamo rendendo conto che probabilmente la guida verticistica che c'è in questo momento con il cerchio magico, soprattutto, che condiziona le scelte di Berlusconi, stanno portando ad un isolamento di Forza Italia che è in caduta verticale con i consensi. E invece vediamo, io ho visto le immagini pochi minuti fa dell'incontro a Napoli che ha tenuto Raffaele Fitto con migliaia di persone presenti sono rimasto impressionato dalle immagini. Beh, si comprende che probabilmente il popolo di centrodestra e di Forza Italia in particolare vuole soltanto trovare un modo diverso per poter avere la possibilità che ogni singolo componente abbia il suo peso. Se Fitto vuole incarnare la vera opposizione al centro-sinistra, allora è pensabile un ammiccamento con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che una settimana fa ha lanciato da Roma un avviso di sfratto al governo Renzi. Non possiamo essere vicini alla politica di Salvini perché abbiamo una formazione diversa. Il popolo di Forza Italia e il popolo dei ricostruttori è un popolo di moderati, è un popolo che tende proprio a costruire, quindi a dare delle proposte. Molto spesso si è abituati a vedere i consensi fioccare quando si grida e si urla alla mancia, ma molto spesso rimangono finalizzati a se stessi, cioè, per fare un esempio, urlare contro gli immigrati va bene, comprendiamo tutti che è un problema, ma non basta urlare, bisogna dare una soluzione. Beh, noi siamo quelli che tentiamo di dare una soluzione. Ma è più facile battere Emiliano nella corsa alla presidenza della regione o dirimere le controversie che affliggono Forza Italia? Beh, io credo che sia più facile sconfiggere Emiliano a questo punto, perché onestamente da quella diatriba interna potrebbe giovare sicuramente Schittulli, che avrebbe qualche consenso in più con certezza e quindi quelli speriamo necessari per mandare a casa una sinistra che ha fatto veramente male in questi 10 anni.